questi mesi mi sono sempre allenato con un preparatore dei portieri. Mi allenavo 4-5 volte a settimana comunque con lui in campo, più un'altra volta barra due in palestra, facevo dei lavori di forza in palestra. Quindi il lavoro l'ho sempre fatto. Poi certo, sicuramente è diverso lavorare vis-à-vis con il preparatore dei portieri piuttosto che lavorare con la squadra, però comunque sinceramente mi sento bene e io sinceramente sto bene, quindi poi dopo saranno valutazioni che verranno fatte dal mister, dallo staff. Ci sono tanti ragazzi che in questo momento sono a casa e credimi non è assolutamente facile per uno che, per esempio a me, è la prima volta che mi capitava in 11 anni e sicuramente non è facile, bisogna sempre cercare di essere sempre positivi, allenarsi e cercare sempre di dare sempre il massimo, anche se non ti nascondo che quando passi tutta la settimana ad allenarti, poi dopo arriva il sabato e la domenica. Il sabato e la domenica erano veramente due giorni brutti, perché ti svegliavi e dicevi: ma che faccio io qua? Però dai, è andata così. Sono contento di essere qua, sono carico di essere qua e sono felicissimo di essere qua. E Chieti è stata una mia grande, dico la verità, una mia grande fortuna, perché venivo da 6 mesi, avevo 20 anni. Venivo da 6 mesi difficili a Lecco, andai a Chieti e non giocai a Chieti, però mi sono sempre allenato bene, ho sempre dato il massimo e ebbi la fortuna che l'anno dopo l'allenatore che io avevo a Chieti andò a Como, Silvio Paolucci, e mi portò a Como. E io l'anno dopo feci 20-25 partite in C1. E quindi ho dei ricordi belli, anche perché arrivavamo a finale playoff e perdemmo con la Paganese, e mi ricordo anche lì un gruppo molto giovane ma bello, era stato pochi mesi, erano stati 4-5 mesi, però stati bei mesi. Poi comunque lì c'era un preparatore portieri bravi che era Nino Galli, che era stato anche qua gli ultimi anni. E c'era un direttore sportivo che era Alessandro Battisti, con cui ogni tanto ancora mi scrivo, mi sento. No, è stato dei bei mesi. Peccato non essere riusciti a vincere quell'anno, però purtroppo è andata così.